Domani a partire dalle 18 allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby Roma-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Come di consueto scatterà il piano viabilità e trasporti che prevede l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nelle strade attorno al Foro Italico già molte ore prima dell'inizio della partita. Il piano sicurezza inoltre prevede anche una suddivisione tra le due tifoserie delle aree destinate ai parcheggi. In particolare ai giallorossi verrà destinata l'area di Piazzale Clodio, ai tifosi biancocelesti invece quella di Viale della 17ª Olimpiade. Lo stadio, lo ricordiamo, è raggiungibile anche col trasporto pubblico, con il tram della linea 2 e con altre 15 linee di bus. L'elenco è su romamobilita.it.